È un segno preciso di civiltà che il governo italiano renda omaggio alla poesia in un periodo in cui l'uomo è in crisi spiritualmente, socialmente, sociologicamente. L'uomo contemporaneo cerca o tenta di vincere la sua giornata mediante la violenza. Ungaretti, uno dei maestri della poesia contemporanea, ha esercitato un'altra violenza, non soltanto sul corpo della parola e del linguaggio, ma profondamente nel sentimento dell'uomo. Che cosa la letteratura italiana deve a Ungaretti? L'ha già detto la critica. E le nuove generazioni non possono dimenticare questo grande nome. La poesia non si elimina col tempo, non viene superata, non è possibile metterla da parte col volgere delle generazioni. La poesia non è scienza, ma è il sentimento dell'uomo che si prova continuamente con espressioni nuove, sì, ma sempre dentro quei sentimenti universali che fanno della poesia un atto profondamente umano. Questo volevo dire al mio amico Ungaretti, amico da gran tempo e fratello in poesia. Permettetemi di rivolgermi personalmente a Ungaretti. Ungaretti ha pubblicato il suo primo libro, Il Porto Sepolto, mi pare nel 16. E ora mi dicono che a 80 anni Ungaretti pubblicherà un piccolo libro in edizione non venale, credo, di poesie d'amore. Il fatto che un poeta di 80 anni continui a scrivere è già piuttosto raro, però non è mancato completamente. Io penso che appunto Vittor Hugo abbia fatto alcune delle sue migliori poesie a 80 anni, ma il fatto che un poeta di 80 anni scriva poesie d'amore è ancora più sorprendente. Questo ci dimostra quanta grande sia la sua vitalità e la sua fede nella vita e nella poesia. Grazie. Voglio prima di tutto, me lo permette, signor Presidente, voglio prima di tutto ringraziare i due poeti che sono venuti qui a dirmi delle parole d'affetto e a Montale, a Quasimodo. Ma voglio ringraziarli perché, essendo venuti e qui, hanno voluto dimostrare che tra i poeti c'è una solidarietà che non è la solidarietà semplicemente umana, ma che è la solidarietà di persone che sperano in un avvenire dove la poesia, e cioè la libertà e l'uguaglianza umana, finiscano col trionfare. E sono grato a tutti, molto grato. Sono vecchio, ho 80 anni. 80 anni, pensate, io non dico mai di avere 80 anni, dico che ho 4 volte 20 anni. E questo è il mio quarto ventennio. E viva la poesia! Grazie.